Ragazzuoli, breve incursione prima del video per ringraziare Frenchy2409 che mi ha fatto l'intro che fra un poco vedrete. Intro che sarà utilizzata esclusivamente per i video di Minecraft che porterò sul canale. Detto questo, un grazie ancora a Frenchy2409 e niente, ragazzuoli, vi lascio alla visione del video. Bella raga! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Minecraft, signori miei, sulla Maullocraft. Era da un po' che non usciva uno video della Maullocraft, raga, ma avevo perso un attimino l'ispirazione, non sapevo più cosa fare con Minecraft, ragazzuoli. Mi mancava un attimino il brio di tornare a giocare e costruire. Però adesso mi è tornato, perché effettivamente noi dobbiamo andare a esplorare il Nether. Ma per esplorare il Nether in maniera giusta ci servono innanzitutto i diamanti, raga. Quindi in questo episodio andremo in miniera e andremo alla ricerca dei diamanti per farci l'armatura, per farci le armi, per farci tutto, per affrontare in maniera più sicura e tranquilla il Nether. Prima di iniziare il video, ragazzoli, io qui con Gigio 2, se non sbaglio, che non ha un nome perché glielo dobbiamo ancora dare, vi ringrazio per i like, per i commenti che lasciate a questo video, per i suggerimenti che mi darete e per il supporto che darete a questa serie, ovvero alla Maullocraft. Qui c'è un problema di patate, però non è quello che ci interessa adesso. Allora, ragazzoli, io sono qui sopra perché l'episodio lo iniziamo dalla farm di pesca, ovvero io ho modificato la farm di pesca perché nella 1.16 dovrebbe essere un piccolo cambiamento per farla funzionare. Non sono riuscito a fare granché con livelli e cose varie, quindi volevo cercare di ottenere livelli per avere un piccone con fortuna, ma andando nella stanza degli incantesimi sono riuscito ad ottenere, diciamo, un incantesimo con tocco di velluto. Quindi io ho aspettato di farlo con voi, raga. Dovrei avere il lapislazzo di sì. Sento rumori di sottofondo, non capisco cosa siano. Comunque, quindi noi adesso facciamo una cosa. Mettiamo il nostro bellissimo picconcino qui, lo andiamo a mettere con un tocco di velluto, se non sbaglio. Ok, così tutti i diamanti che intanto noi troveremo ce li prenderemo sani, ovvero il blocco sano. Appena poi avremo il piccone con fortuna, cosa che cercherò poi off camera, vedremo di recuperare tutti i diamanti possibili e immaginabili per avere una scorta infinita di diamanti. Quindi per primo colpo andiamo col tocco di velluto, perché poi abbiamo un'indistruttibilità 3 a livello 30 che non raggiungeremo mai, raga. Sono stato un pomeriggio per raggiungere 22 livelli, quindi tocco di velluto e non pensiamoci più. Tocco di velluto, efficienza 3, molto buono, buono. Mi ha fatto un piccone di ferro, raga, perché comunque i picconi di ferro si possono riparare anche facilmente. Vediamo che altre cose c'è. Efficienza, 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 niente. Ci teniamo il tocco di velluto, raga, ci teniamo il tocco di velluto, che lo mettiamo qui a fianco. Andiamo a far scalare qui le situazioni. Io sento degli strani rumori provenienti da qua. Non capisco cosa sia. Erano gli squitter, giusto? Che facevano tutta sta caciara. Dov'è Gino? Chi è che mi ha ucciso Gino? No, vabbè, è morto Gino Terzo, raga. Ma non c'hanno fortuna sti Gini di vivere. Ma porca di quella paletta ambriaca. Chi è che mi ha ucciso Gino? No, non ci posso credere, raga. No, questo video inizia malissimo. Questo video inizia malissimo. Mi hanno ucciso Gino. Mi hanno ucciso Gino. Ma come è morto Gino 3, raga? Gli squid. A mare non ci sta nessuno. I pesci che saltano in maniera brutta. Qua non ci sta nessuno. Come è morto Gino? No, si è sbambato Gino, raga. Si era seccato di stare dentro la gabbia qua dentro ed è scappato. Là sotto c'è ancora il nostro maialino inoino, sì, maialino inoino è ancora qua dentro. Va bene, e cosa ci fanno quelli? Da dove spunti tu? Ma di chi sei figlio? Ma cosa ci fai qui? Cosa ci fai qui? Cosa vuoi dalla vita mia? Cosa vuoi dalla vita mia? Cosa vogliono questi dalla vita mia? È impressionante, mi stanno distruggendo un mondo, raga. Una missione di queste dovremmo andare a trovare la torre dei pillager, perché è impressionante. Sono continuamente circondato da questi. Incredibile, ce n'è uno solo. Non può essere che ce n'è uno solo. Qualcuno che si mimetizza in mezzo alle mucche. Scommettiamo che sono in mezzo alle mucche? No, non vedo strane figure in mezzo alle mucche. Boh, ce n'era uno che si era perso, forse, raga. Si era perso. Non so cosa ci facesse qua. Va bene, ragazzoli, allora, ora facciamo così. Mi organizzo l'inventario, che dovrei averlo... No, abbastanza buono. Mi sono portato la pistazza. Organizzo un attimo l'inventario. Dopodiché, raga, io scendo in miniera qua sotto.
e inizio a cercare praticamente i vari diamanti che troveremo. Ovviamente farò i tagli del caso, raga, perché non posso fare un video di 3 ore in cui cerco diamanti tutto il tempo. Faremo solamente il video in cui noi troviamo i diamanti. Vi farò vedere solamente tutti i diamanti che trovo e che ci andremo a prendere con il piccone di tocco di velluto e anche tutto il resto che riusciamo a portarci a casa. Abbiamo poco cibo. Vabbè, dovrebbe bastarci, no? Che dite? Recuperiamo anche un poco di cibo insieme, raga. Recuperiamo un poco di cibo insieme. Recuperiamo questo secchiello d'acqua che può tornare utile, effettivamente. Un secchiello d'acqua è sempre meglio portarselo dietro, che non si può mai sapere. Mangiamoci questo pesciolino. Poi tutto bene, ragazzuoli. Era sai che non giocavamo alla Maullocraft. Tra l'altro sta anche calando la notte, quindi andiamo velocemente qui dalle nostre amiche mucche. Recuperiamo un poco di mucche. Di carne di mucca, forse già ce la dovrei avere qua dentro un po' di carne cotta, può essere? No, la povertà più assoluta. Allora vi uccido male velocemente. Vi uccido male velocemente, mucchine, non vi preoccupate, nessuna mucca sta venendo maltrattata in questo video, ragazzi, non vi preoccupate. Chi sta guardando questo video sappia che nessuna mucca sta venendo maltrattata, decisamente no. È che forse dovevo farle riprodurre. Era più intelligente se le facevo riprodurre prima le mucche, però va bene, noi siamo poco intelligenti. Allora, mettiamo qui le pelli che ci sono avanzate e andiamo a cuocere questa carne. Ragazzi, ci vediamo quando sono pronto per partire in missione. Ok, ragazzi, siamo pronti. Ho cotto un po' della carne che avevamo raccolto precedentemente, così abbiamo i nostri questi 4 bellissimi pesciolini e altri 12 di carne che dovrebbero bastarci. Dico, comunque stiamo scendendo in miniera, all'occorrenza possiamo risalire. Qui dovremmo mettere tutta la parete piena di targhette, perché lì c'è Gino secondo, Gino primo, c'è adesso Gino secondo e Gino terzo anche, incredibile. Cioè quanti Gini sono morti in questa serie non è assurdo. Comunque ragazzi, partiamo alla spedizione, appena troviamo i diamanti tornerò con voi online, signori miei. Identifichiamo tutto, non vi preoccupate. Diamanti, signori miei, diamanti trovati. Ho iniziato a scavare questo tunnel. Poi ho detto giriamo da questa parte. Beccate i primi diamanti, signori miei. Aspettate, aspettate, quanti sono questi? Quanti sono? Quanti sono? Uno, c'è sicuro, dai, dai, almeno tre, ti prego. No, è solamente uno. Ma che sfiga, no, sono due, sono tre, belli così. Tre ci sono, raga, tre ci sono, tre, quattro, cinque, sono cinque, sì, quattro sotto e uno sopra, ok. Tocco di velluto e andiamo, raga. 1, 2, 3, 4. Ci sono di più, raga. Sono di più. Jackpot. Jackpot. Bello così. Mamma mia, quanti sono. Fantastico. Raga, che bordata subito. 10 diamanti subito così, a colpo secco. Bellissimo. Abbiamo preso anche 8 di smeraldo. Sì, di ferro. Bella così, raga. Continuiamo a cercare. Aspettate, cambiamo. Qua la zona mi sembra buona. Qua la zona mi sembra buona. Continuiamo a scavare in questa direzione. Andiamo, andiamo, raga. Diamanti ragazzoli, guardate che botta di nati che stavo scavando per sbaglio qua sotto e ancora diamanti. Bella così, attenzione, uno, e uno solo, dai che sfiga. Uno, due vanno bene, già due sono buoni. Che cos'è? Redstone. Oh, qui ci andiamo al tunnel, quindi eravamo vicini a un tunnel che avevamo già scavato. Tre diamanti per noi, tre con della redstone. Ok, pigliamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei diamantozzi per noi. Bella così, pigliamo anche questa redstone che comunque ci torna utile perché ci fa fare esperienza. 9 ricette sbloccate. Oh, interessante. Cos'è quella ricetta lì? Scusatemi. Ah, da qua non la potrò vedere perché mi manca. La dovrò vedere solo con una crafting table. Va bene, va bene. Continuiamo a scavare, raga. Continuiamo a scavare. Ragazzi, abbiamo raggiunto la bedrock. Aspettate, fatemi mettere qualche torcia. Troviamo del ferro che ci portiamo a casa perché il ferro è comunque utile. Questo ferro è comunque utile. Continuiamo a scavare. Questo lo recupero, lo recupero. Proviamo a continuare ad andare in questa direzione. Mamma mia, qui c'è la bedrock. Redstone per noi, che ci prendiamo. Questa ci fa fare livelli di esperienza, è buona. Vediamo se poi riusciamo a ottenere un piccone con fortuna, praticamente, con tutta questa esperienza. Piglia, piglia. Redstone fondamentalmente, cioè, per uno come me che non sa fare circuiti e cose varie, non serve a nulla. Per chi ci sa lavorare è tantissima roba. Dico, io non so fare nulla con la redstone, però dico, torna sempre utile. Continuiamo ad andare in questa direzione. C'è del carbone. Il carbone è pure utile. Carbone e redstone, attenzione. Attenzione perché carbone e redstone è un binomio molto carino. No, si è rotto il piccone. Mannaggia, è una pupazza ubriaca. Allora, stiamo calmi. Facciamo una crafting table. Com'è che non ho una crafting table? Dove l'ho lasciata la mia crafting table? Non lo so. Da qualche parte sicuramente. Abbiamo del ferro, sì. Fammi
Facciamoci un altro piccone, così bellissimo, e continuiamo a scavare, raga, continuiamo a scavare. Altro carbone per noi, raga, altro carbone per noi, che però non prendiamo tutto perché già prima ne abbiamo preso un bel po', prima ne abbiamo preso un bel po', prima ne abbiamo preso un bel po', quindi la lasciamo lì, è vero, ci fa fare, ci dà livelli di esperienza, però non possiamo prendere tutto perché sennò non arriviamo a completare. Qui c'è niente, pensavo di aver visto del ferro, mannaggia. Mi ha truffato, pensate di aver visto il ferro, che comunque, ripeto, il ferro mi farebbe anche tanto comodo. Noi stiamo per distruggere. Oh, ecco, parli del diavolo e spunta il ferro, che cosa carina. Il ferro ci torna comunque utile, raga, perché non mi ricordo per... Ah, nel Nether, quando siamo andati l'ultima volta nel Nether abbiamo consumato una quantità immane di ferro. Quindi recuperiamo questo ferro che ci torna utile e continuiamo ad andare in questa direzione. Altro ferro, bene, il mio fiato da scavatore funziona ancora, raga, il mio fiato da scavatore funziona ancora. Dai così, dai, 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 dai. Mettiamo una torcia, raga, continuiamo a scavare. Dai che troviamo, dai, 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 dai. Devo trovare dei diamanti. Mi servono dei diamanti, raga. Mi servono dei diamanti, porca miseria. Dai, scava, zio. Dai che li troviamo, dai che li troviamo. Mannaggia, di nuovo pazza. Dai che li troviamo, dai, 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 dai. Diamanti, raga, l'avevo detto che li trovavamo. Vaglie così. Dai così, quanti sono? Quanti sono? Uno solo, no, 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 no. Uno, siamo in mezzo alla bedrock, raga, iniziamo a rompere, iniziamo a rompere. Uno, due, tre, quattro, belli, puliti, 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 va bene così, a quanto siamo? A quanto siamo, raga? Siamo a 20 blocchi di diamante, mannaggia, appena troveremo il piccone con fortuna praticamente riusciremo a trovare tante belle cose. Ora in che direzione andiamo? Andiamo di qua, andiamo di qua, vediamo se dico... No, non con questo però, mannaggia, andiamo col piccone normale, andiamo. Com'è bello scavare e diamanti trovare, dai così, raga, altri per noi, altri diamantozzi per noi, quanti sono, quanti sono? Dai, dai, uno, solo uno? Non mi dire che ce n'è solamente uno, ti prego. No, non con quello, stavo facendo un errore madornale. Uno, due, sono due, sono due, sotto i miei piedi ce n'è, no, sono due, raga, e va bene, dai, meglio di niente. Uno, due, ok, no, dai, tre, bello, ce ne sono, ci sono, ci sono, raga, dai così. 4, 5, sono 5 forse se non sbaglio. Sono 5 diamantozzi? Sono 5 diamantozzi, ne abbiamo aggiunti 25. Sì, sono 5 diamantozzi. Bella così, continuiamo a scavare. Io sto facendo un macello di scavi vari. Allora, facciamo una cosa, buttiamo questa che non ci serve. Buttiamo questa che non ci serve. Piazziamo un attimo a terra la nostra crafting table e andiamo a fare un altro bel picconcino. Allora, se riuscisse ad arrivare a 30 blocchi di diamante, raga, io sare sa saremmo a posto. Saremmo a posto con 30 blocchi di diamante, siamo a posto, raga. Mamma mia, che cosa antipatica cercare diamanti, raga. Cercare diamanti è la cosa più pallosa, ma è la cosa che ti serve di più, perché comunque i diamanti ci fai l'armatura, ci fai le armi, ci fai un sacco di cose diamanti. Andiamo, c'è anche del carbone. Prendiamo pure questo carbone, raga. Carbone e ferro, bella così. Carbone e ferro, ottimo, ottimo giacimento, raga. Abbiamo trovato sia i diamanti che il carbone che il ferro. Bella così, no, scendi, guarda quanto bel carbone. Addirittura questo ci stiamo unendo a un'altra zona dove c'è dell'altro carbone. Perché abbiamo lasciato questo carbone qui? Piglia, 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 piglia. Vabbè, ci stiamo un attimo perdendo di strada, però, raga, il nostro obiettivo sono i diamanti. Io vedo materiale e prendo qualsiasi cosa. Dove erano i miei diamantozzi? Ho perso i diamantozzi, raga. No, eccoli qua, diamantozzi per noi, ce n'è una botta, ce n'è tanti, attenzione. 1, 2, 3, 4, 5, bella così, 6, bello, e 7. Mamma che giacimenti belli, raga, ne abbiamo aggiunti 30 diamanti. 32 blocchi di diamanti, signori miei. Mi posso ritenere soddisfatto? Porca miseria, se mi posso ritenere soddisfatto. Torniamocene velocemente a casa, raga. Io non so niente dove sia casa nostra. Io ho iniziato a scavare a caso, raga. Non so niente. Sono leggermente perso. Sono leggermente perso. Va bene. E facciamo così. Chiudo qui il video, raga, perché sono perso. E quindi, no, questo è sbagliato. Questo. Chiudiamo qui il video, ragazzi. Dentro le miniere alla ricerca di diamanti con un bottino che vede 32 blocchi di diamante, 43 di ferro e 57 anche di 57 di carbone. C'è anche un sacco, un bel po', quasi due stack di redstone. Non è andata male come bottino finale, ragazzi. Detto questo, vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!